Dopo l'operazione Terre di Mezzo della magistratura romana che ha scoperchiato la cupola di questa città di Roma Capitale, oggi abbiamo avuto una conferenza stampa importantissima proprio per far capire che il PD e il PDL da sempre hanno messo in ginocchio questa città. Tutti i nostri consiglieri municipali e comunali denunciano da molto tempo agli organi di stampa e alla magistratura lo scempio che trovano nei loro territori. Adesso basta seguire gli interventi dei nostri consiglieri municipali e comunali che vi ricorderanno alcune pillole del loro lavoro in questo anno e mezzo di consigliatura e che vi faranno capire come basta unire questi puntini per ricostruire la cupola romana. Meno male che qualcuno si è accorto del lavoro puntuale che faceva il Movimento 5 Stelle. Oggi abbiamo fatto una conferenza stampa per commentare questi gravissimi fatti che si stanno svolgendo e che stanno venendo alla luce. Finalmente la magistratura ha avuto il coraggio e la possibilità di squarciare questo velo di omertà che avvolge la capitale. Poi abbiamo scoperto un connubio inscindibile di affari e politica in un sistema di corruttele che è stato definito una cupola mafiosa, quindi un sistema, non singoli episodi. Cittadini sgomenti, noi ce lo aspettavamo, purtroppo devo dire noi ce lo aspettavamo. Perché in quest'anno e mezzo di consigliatura abbiamo avuto modo di vedere tanto di quello che sta accadendo e abbiamo denunciato. A questo punto la valanga è iniziata e deve travolgere tutti, non c'è speranza di salvare nessuno, altri nomi stanno uscendo. Qui assistiamo veramente impotenti in questo momento a un'indagine che deve fare un repulisti della classe politica attuale, di quella precedente. Sono tutti coinvolti, corruzione, sprechi e gli interessi dei cittadini mai presi in considerazione. Ora noi lo sapevamo, ma speriamo che anche voi iniziate a capire il motivo, iniziate a capire per quale ragione i cittadini e i loro bisogni sono sempre stati messi più che in secondo piano. Noi siamo pronti a governare questa città perché l'onestà deve andare di moda e questo è l'unico e l'ultimo esempio che ci dimostra quanto l'onestà può essere l'unica via per salvare questa città. Questa indagine non ci sorprende affatto. Se andiamo a vedere quali ambiti va a toccare, vediamo che qualsiasi cosa gestita a Roma passava per un sistema che era contiguo a essere buoni con sistemi criminali. Le grandi opere. A Roma abbiamo decine di grandi opere, oggi abbiamo invitato in conferenza i giornalisti a fare un tour con noi, grandi opere incompiute e anche queste fanno parte attraverso le loro società dell'indagine condotta dalla magistratura di oggi. Parliamo di miliardi e miliardi, ne abbiamo stimati oltre 6, di sprechi a Roma negli ultime consigliature. Soldi che avrebbero fatto la differenza nella gestione corretta di questa città e per un buon livello di vita dei cittadini. Sì, magari molti di voi si staranno chiedendo come mai i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno speso solamente 100 euro di campagna elettorale e molti consiglieri comunali, tanto del PD quanto del PDL, hanno spesi oltre 100.000. Ebbene, forse adesso cominciamo ad avere le prime risposte. Un sistema, a quanto affermato dal procuratore capo di Roma, un sistema, una cupola che praticamente gestiva tutti gli appalti pubblici di Roma Capitale, della capitale d'Italia. E quindi magari capirete anche come mai ci sono state molte delibere in aula dove i 4 voti contrari erano solamente i 4 voti del Movimento 5 Stelle. Parliamo delle delibere sull'urbanistica, delle delibere sul centro carni, dei maxi emendamenti di bilancio. Quindi ecco un sistema che sta venendo alla luce e ovviamente gli unici 4 consiglieri comunali che possono affermare con forza che a Roma deve tornare l'onestà sono i 4 consiglieri del Movimento 5 Stelle. Oggi alla luce dei fatti che vediamo mi viene da pensare che noi avevamo richiesto nel nostro municipio la commissione garanzia e controllo ma non ci è stata data. Vediamo che comunque all'interno del municipio questo discorso che si è fatto e questa situazione della mafia capitale è arrivata a toccare anche il nostro municipio e di fatto se avessero potuto darci la possibilità di essere presenti tramite questa commissione probabilmente avremmo potuto tirare fuori queste questioni molto prima. Allora, volevo solo dire che Italo Walter Politano era l'ex direttore del nostro primo municipio Roma Centro Storico e adesso è indagato per collusione mafiosa in questa indagine della Terra di Mezzo.
ricordare a tutti i cittadini del nostro municipio, del nostro territorio, che questa inchiesta li riguarda personalmente e non in senso lato e non indirettamente. Ricordatevi quanti danni sono stati fatti al nostro municipio da una gestione sconsiderata sia del problema dell'immigrazione che da quello della gestione rifiuti. Questi problemi fanno parte dell'inchiesta che adesso si sta svolgendo. Noi facciamo un grande in bocca al lupo agli inquirenti e ci auguriamo che in questa maniera possano essere migliorate anche le condizioni del nostro territorio. Ebbene, dietro alla sede del municipio di Via Flaminia a breve probabilmente costruiranno in un'area che è nell'area di Via Vitorchiano, dove esiste il secondo sito archeologico, secondo dopo l'Appia Antica, un tesoro inestimabile. C'è il vecchio tracciato della Via Flaminia, c'è la tomba del gladiatore, la cosiddetta tomba del gladiatore, che si pensa sia il gladiatore del famoso film. Ebbene, dopo anni di lotta con il governo PD probabilmente, sicuramente costruiranno. Non è valso a nulla insistere e il risultato è che la cementificazione a Roma è sovrana con tutto quello che ne consegue. Io e Fabio siamo portavoce in Sesto Municipio. Il nostro municipio è storicamente uno dei municipi più abbandonati di Roma. C'è un degrado che veramente è impressionante. Noi chiediamo che le periferie vengano ascoltate, non vengano creati cittadini di classe A e di classe B, ma anche chi vive nelle periferie abbia il diritto di vivere una vita dignitosa. Allagamenti, cementificazione, topi, scuole, buche, abbiamo veramente un municipio, il Sesto, cioè Torbella Monaca, Via Casilina, Ponte di Nona, eccetera, eccetera, devastato da questo sistema. Basta, andatevene tutti a casa. Allora, in questo momento, finita la conferenza stampa al Campidoglio, siamo sotto la prefettura perché il prefetto ha accolto il nostro invito d'incontro e sta parlando con una rappresentanza dei nostri parlamentari. Stanno parlando appunto della questione mafia a Roma, delle inchieste uscite ieri sulla corruzione qui a Roma, e finito questo incontro vi faremo sapere com'è andato. Siamo qui davanti al prefetto per chiedere lo scioglimento del Comune di Roma. Noi avevamo presentato tempo fa una mozione, un atto per richiedere la verifica di tutti i cartelloni abusivi e non e i permessi nel nostro Comune. Ci hanno bocciato comunque la mozione, per poi ripresentarla abbiamo vinto, ma poi alla fine non hanno fatto niente di tutto quello che avevamo chiesto, perché avevamo chiesto una verifica per la legalità, ma non è stato fatto. Già allora era un campanello d'allarme, forse ci chiediamo questo anche nel nostro municipio. Grazie.